el presidente de Francia, el que se llama Nicolás Sarkozy, el que han matado, el que han matado en Libia y en Costa de Marfil, ha traído su mili para matar, imponer a nuestro pueblo Alassane Dramane Ouattara. El pueblo de Costa de Marfil había elegido Laurent Koutou Bagbo, el verdadero presidente de nuestro país, sí, el democrático, el que durante 30 años en la oposición contra el Fomayi nunca ha tomado un fusil, nunca ha tomado ningún arma para poder sin contestar el poder de Fomayi. Sí, pero bueno, pido el Francia aquí, estamos peligrosos para ellos. Es por eso el 11 de abril, tras las elecciones, pido la mil, los babuses en una noche han matado a miles de estudiantes que estaban frente a la casa, a la residencia del presidente. Andamos aquí para denunciar este crimen. Andamos aquí para denunciar el silencio de la comunidad internacional. Sí, su complicidad verdadera, castiza en los crímenes en Costa de Marfil. Gracias. I'm not shooting your face. I just want to take the sound. Mm-hmm. Okay. I want him to explain to you. I'll try again. Okay. Yeah. I said, where the government put bad boys and power and Ivory Coast, Ouattara, and his little friend Sorokio, because Laurent Gbagbo, he said we need freedom and Ivory Coast. Freedom means we don't need any more French government and French army to come tell us what we have to do. Parce que la France, pendant 10 ans, s'est permis de nous mentir, de vous mentir. Une action pour combattre la population. Ils sont là, c'est une armée de l'occupation. L'armée française est en fonction là. L'armée française est une force d'occupation. Ça, c'est le crime de la France en Côte d'Ivoire. Les rebelles de la France armée. Les rebelles de Ouattara. C'est fait. Sono Bitti, Barthélemy della Costa d'Avorio, residente a Torino. E colgo questa situazione, questa occasione, per dire cose che ciò non va a casa nostra. Siamo in piazza per gridare il nostro dolore, per far sapere il pianto della nostra famiglia che sono rimasti lontani nel nostro paese. Lì non va bene. C'è qualcuno che si chiama Sarkozy, che sta seminando la morte. Ovunque, in Costa d'Avorio, in Libia, adesso mi ha messo anche un piede in Italia. Seguite i miei gli occhi. Volevo dire che noi aspettiamo che il popolo italiano, che è un popolo anche dell'Europa, non si lascia fregare dalla politica straniera della Francia. Noi siamo stufi perché la Francia grida, la Francia fa il grande, però la Francia non è grande senza l'Africa. Noi abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno del popolo italiano, abbiamo bisogno dell'Africa, abbiamo bisogno di tutti per alzarsi per avere la nostra indipendenza. È scritto sulla carta che siamo indipendenti, veramente no, non siamo indipendenti. Per parlare un po' della Libia, hanno ammazzato Gheddafi, però nessuno sa
nessuno si dice quante persone sono morte in Libia. Sono 70.000 persone che sono morte in Libia. In Costa d'Avorio, Sarkozy va lì a ammazzare gente solo per avere il nostro petrolio, il nostro cacao, il nostro caffè. Sorelle mie, fratelli miei, dico sorelle e fratelli perché abbiamo lo stesso sangue. Tu sei bianco, io sono nero, però il sangue ha lo stesso colore. Vuol dire, mettiamo insieme per gridare la nostra indipendenza. Perché i diritti umani non c'entra niente con la pelle. I diritti umani in Africa non c'è. La Francia sta camminando, sta facendo tutti in Africa e nessuno si parla. Lo chiediamo vostro aiuto per far sentire la nostra voce e piango del mio popolo. Vi ringrazio per questa occasione. Grigri, come va?